È andata bene, io lavorerò anche stanotte, come è giusto e doveroso che sia. Domani il centrodestra voterà. Casellati? Mi hanno dato mandato di chiamare tutti e chiamerò tutti, quindi mi hanno dato mandato di esplorare quale dei profili, tutti di alto livello, può raccogliere condivisione da altre parti, quindi adesso vado e chiamo. Io conto che domani ci possano essere passaggi risolutivi e definitivi. Anche col centro-sinistra, segretario? È nostro dovere, è mio dovere non mettere veti e parlare con tutti. Segretario, Toti ci ha detto che andrà a parlare con la presidente Casellati e per chiederle di essere lei la candidata del centrodestra domani. Sono X ipotesi e ho una notte e una mattinata per lavorarci, ci riconvochiamo domani mattina alle 9. Spero che gli altri partiti, PD e 5 Stelle, da domani non votino più scheda bianca, astenuto. Da domani tutti si prendano le loro responsabilità. Loro chiedono di condividerlo. Assolutamente. E quando li chiama, se domani alle 9 vi rivedete, stanotte? Adesso la notte è giovane, ragazzi. Quindi lei adesso chiamerà anche lei? Non ho età da Quirinale, però insomma. Segretario, però notturna pesca nella rosa dei nomi del centrodestra o pesca fra nomi terzi, per capire da dove... Ampio raggio, non metto veti nei confronti di nessuno, non vogliamo mettere bandierini, stiamo parlando del presidente di tutti gli italiani e quindi farò di tutto. Era uscito il nome di Frattini oggi. Ci sono tanti nomi, non fatemi fare nomi e cognomi e torto tizio a Caio. Il nome della rosa è un libro, un film affascinante. Fatemi andare a fare quello che devo fare, così magari domani riesco a dirvi qualcosa di più concreto. Perché non oggi? Perché non ho doti di preveggenza. Perché non siete andati oggi già direttamente? Perché altrimenti siamo nello stallo anche domani. Ragazzi, non tra crisi energetica, crisi ucraina, crisi delle materie prime, crisi della logistica, crisi economica e crisi sanitaria, prima si fa meglio è. Poi attenzione, siamo al quarto giorno, ci sono state occasioni in cui si è andati avanti a settimane, si sta scegliendo il Presidente della Repubblica, quindi non è che uno per risparmiare mezz'ora fa una mediazione al ribasso, è per 7 anni colui che prenderà per mano il nostro splendido paese. Centrodestra mi ha dato mandato e sono contento dell'unità del centrodestra, mi ha dato mandato a ragionare, ad ascoltare, a condividere, a proporre, e se tutti si fanno un passettino in avanti e la smettiamo e la smettono coi veti, da domani potrete occuparvi di altro e auguri.